Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea, volgarmente detto Vidoma, e benvenuti a questo nuovo video. E anche oggi si torna a parlare del Signore degli Anelli. Come ben saprete, in questi giorni è tornata in sala la trilogia di Peter Jackson, e così ho colto l'occasione per poter recensire i singoli capitoli di questa fantastica saga cinematografica. La scorsa volta ho recensito La Compagnia dell'Anello, che potrete trovare qui sotto nelle descrizioni qualora ve la foste persa. Nel caso aggiungerò anche quella del Ritorno del Re. E farò lo stesso anche col vecchio video, sotto nelle descrizioni metterò i link. Oggi tocca alle Due Torri, che ovviamente ho già rivisto in sala, anzi in sala ho già rivisto anche il terzo capitolo. Non so quando uscirà la recensione, però temo che l'evento del Signore degli Anelli sarà già finito, però non farò passare molto, cioè si tratterà di un paio di giorni dalla fine dell'evento. L'ultimo giorno sarà mercoledì. Fai che entro giovedì o venerdì uscirà la recensione. Pensate che io inizialmente volevo fare un'unica recensione prima che iniziasse l'evento. Sì, sicuramente, contaci Vidomo. Della trilogia Le Due Torri è il mio capitolo preferito, non il migliore, perché penso che oggettivamente il migliore sia Il Ritorno del Re. Bisogna essere onesti. Però quello a cui sono più affezionato, quello che mi piace di più in assoluto e che probabilmente mi sono rivisto di più è Le Due Torri. Ma il dottore, anche perché è stato il primo capitolo del Signore degli Anelli che vidi a casa, non al cinema, che purtroppo la cosa che ripeto, ho ripetuto spesso nei video dedicati al Signore degli Anelli, è che purtroppo io la trilogia non la vidi in sala quando uscì la prima volta. Fatta eccezione, forse, perché ripeto, non ho un ricordo forte di questa cosa, fatta eccezione per Il Ritorno del Re. Ma purtroppo i primi due capitoli sono sicuro di essermeli persi. E il primo film che rividi a casa comodamente fu Le Due Torri, e rimasi subito affascinato, rimasi veramente incantato. E probabilmente anche per questo che è il mio capitolo preferito, ma non solo, perché ha in sé un sacco di pregi questo film. Allora, prima di tutto bisogna dire una cosa. Solitamente, almeno io non la vedo così, ma solitamente il secondo capitolo di una trilogia è considerato il film, il capitolo più debole. Non sono affatto d'accordo, perché solitamente si dice non è né carne né pesce, perché non è quello che introduce la storia e non è quello che la chiude. Appunto per questo è importante quel capitolo. Per me il secondo capitolo ha questa utilità: deve dare un pretesto perché la storia continui. Perché uno dice, ok, perché non, la storia non si è conclusa col primo film? Perché va avanti, e quindi deve dirti, ok, la storia continua perché questo è questo motivo, ed è compito del secondo, non del terzo, e soprattutto deve metterti giù le basi per il gran finale. Ecco perché il secondo capitolo non è sbagliato dire che non sia importante, assolutamente, e Le Due Torri nella dimostrazione. Prima di iniziare con la vera e propria recensione, ci tengo a dirvi che in questo video ci saranno spoiler, ma spero non ci sia bisogno di dirlo. Quando parlo di film ormai abbastanza datati e affermati nella cultura popolare, spero che non ci sia bisogno di dirlo, però metto le mani avanti anche perché spero che almeno una volta nella vostra vita la trilogia di Jackson l'abbiate vista, altrimenti siete un po' eretici. In questo caso lo siete, dovreste andarla a vedere. Comunque, io vi ho avvisati. Uno dei motivi per cui mi piace così tanto Le Due Torri è che ha un tocco diverso dagli altri due film. Un tocco che è quasi agli antipodi rispetto al genere che viene trattato, cioè il fantasy. Ovvero, è il film più realistico della trilogia. E uno dice, realistico, come un film fantasy? Realistico non nel senso che succedono cose che avvengono in questo modo, in questo mondo, ma il modo con cui le vicende vengono trattate. Per esempio la guerra, come viene trattato il tema della guerra nel secondo, sembra quasi una guerra ambientata in un'epoca passata della storia umana, medioevo, l'età antica, perché viene trattato in un modo umano. Per carità, anche nel terzo c'è la guerra, però la battaglia dei campi del Pelennor, ho sbagliato, maledetti accenti, tutta anche quella del Nero Cancello, insomma tutta la campagna di Gondor e di Mordor, sono trattati in un modo molto epico, molto. Lì c'è il tocco fantasy, c'è un tocco diverso. Qui invece si vuole affrontare molto il dramma umano. Basti pensare appunto alla guerra di Rohan, la lotta per la sopravvivenza, il terrore proprio di che un intero popolo stia andando incontro alla distruzione più totale, ma anche non solo, le preoccupazioni di Gondor quando Skiliath viene invasa così, e ci sono le preoccupazioni del fatto che probabilmente nemmeno loro sopravviveranno a questa guerra. Insomma, si affronta un dramma quasi umano in questo Signore degli Anelli, in questo capitolo, diverso dagli altri. Anche per esempio nella battaglia di Minas Tirith, anche lì
c'è l'idea che non ci possa essere un futuro per l'umanità. Però probabilmente lì, per come sono messe giù le carte in tavola, c'è un modo di trattarlo già diverso, molto, che punta già molto all'epicità comunque, quindi uscendo dal realismo. Sono due battaglie diverse, per esempio quella del fosso di Helm, motivo per cui la preferisco di più, è molto più realistica. Lì avverti proprio la paura umana di andare incontro alla sconfitta. E poi per come è realizzata, onestamente, sì, come ho detto, preferisco molto di più quella del fosso di Helm, nonostante quella dei campi del Pelennor siano oggettivamente sia oggettivamente migliore, meglio realizzata, senz'altro. Però io ho avuto un legame maggiore con quella del fosso di Helm, proprio per queste ragioni. Cioè, se non fosse per l'elemento degli Uruk-hai, che sì, sono esseri fantastici, ma sono esseri umanoidi, cioè, alla fine, se non un po' nell'aspetto, sono praticamente simili agli umani. Di fatto, gli Uruk-hai derivano, sono la fusione tra gli orchi e gli umani. Quindi ci sta. Ma se non fosse per quello, dove magari l'empatia è diversa, perché in un qualunque film di guerra, anche se ti viene detto chi sono i buoni e chi i cattivi, un minimo di empatia anche con i cattivi la stabilizzi, perché sono comunque umani. Se non fosse per quello, ovvero che tu non hai un'empatia completa con gli Uruk-hai perché sono dei mostri, diciamo, sono messi lì come dei mostri, alla fine sembrerebbe una battaglia come tutte le altre. Poi, tra l'altro, visto che li abbiamo citati, gli Uruk-hai sono tra i miei nemici preferiti del Signore degli Anelli, di Peter Jackson in questo caso, e hanno un trucco fantastico. Poi, soprattutto, sono stati resi, secondo me, meglio rispetto alla descrizione del libro, perché sì, nel libro vengono definiti molto più forti dei comuni orchi, però dalla descrizione risultavano comunque essere più minuti rispetto a un uomo medio. Cosa che non è nella trilogia di Jackson. Nella trilogia di Jackson sono delle vere montagne di muscoli. I cari Rohirrim ci tengono comunque testa, però comunque chiaramente ti appaiono più spaventosi con quella mole che hanno, le armature, hanno armature spesse e scudi imponenti. Cioè, tutta un'altra cosa. Penso che l'autorialità di Peter Jackson in questo capitolo sia stata proprio questa, il fatto di renderti il fantasy più umano, più drammatico, qualcosa di più vicino a te stesso, più realistico, appunto. E qui devo non andare proprio contro, ma devo andare più in favore al film rispetto all'opera originale, perché Tolkien, ripeto, ha scritto una grandissima opera, però le emozioni che io ho provato guardando Le Due Torri di Peter Jackson non le ho avute leggendo l'opera di Tolkien. Ne ho avute comunque, per carità, assolutamente. Però queste cose qui, questi dettagli, il modo di trattare il dramma di Rohan con determinate scene, momenti, mi dispiace, ma nell'opera originale non ci sono. Non ci sono, era più sintetico Tolkien. Pensava più ai fatti, però mi dispiace. Jackson ha saputo farmi emozionare e diciamo, il contesto lo richiedeva anche. Lo richiedeva. Basti pensare che nell'opera originale il popolo, quasi la presenza del popolo e il suo dramma, di conseguenza, è quasi completamente assente. È quasi completamente assente, e una delle cose che più ti fa empatizzare con questo film sono proprio quelle scene. Ma basti pensare, non solo alle scene del popolo che scappa da Edoras fino al fosso di Helm, il funerale di Theodred, il figlio di Theoden. Un genitore non dovrebbe seppellire il figlio, è struggente quella scena. Il discorso sempre di Theoden quando si sta preparando, che sente veramente il peso di far sopravvivere il proprio popolo a una minaccia che incombe su di loro. Ed è lui stesso spaesato. E dovrebbe rappresentare lui la speranza. L'arruolamento dei contadini, per esempio, soprattutto dei bambini. Minchia se quella è la scena ti prende nel cuore. O anche una scena che veramente ho colto appieno solo riguardandola al cinema. Perché ho fatto attenzione a un dettaglio che era lì sotto il naso, ma non ci avevo mai fatto caso. Quella di Alet, se non sbaglio, il ragazzo con cui parla Aragorn, che dice fammi vedere la tua spada. Io non ci avevo fatto caso, dice mi chiamo Alet, figlio di Ama, mio signore. Ama era quella guardia di Theoden che veniva uccisa dai Mannari. Tra l'altro nel libro avveniva in maniera diversa, perché, anzi, se devo essere sincero, ecco, questo è un punto in cui nel libro davano diciamo, uno sviluppo maggiore, perché Ama moriva difendendo il Trombattorione quando veniva attaccato dagli Uruk-hai, che avevano fatto a pezzi il suo corpo, quindi una cosa brutta. Però, ripensando a questa scena, ho detto, cavolo, però se hanno saputo introdurre una bella scena, perché effettivamente io non avevo mai collegato le due cose. Quello è un figlio che ha appena perso suo padre e si trova a dover prendere, diciamo, a dover fare le sue veci in battaglia.
Minchia, io, e questa cosa mi era sempre sfuggita. Io quando ho collegato le due cose in sala, veramente mi è scappato un mezzurlo perché ho detto no! Non ci avevo mai pensato. Minchia, allora si è saputo dare una certa vena autoriale a Jackson in questo film. E c'è anche un'altra piccola differenza nella battaglia del film che mi è sempre piaciuta e che nel libro è assente, ovvero la presenza degli elfi. Nel libro, Haldir e gli elfi di Lothoria non arrivano mai al fosso di Helm a dare supporto agli uomini. Questa cosa mi è sempre piaciuta. Allora, c'è la questione del fatto che gli elfi, stiano lasciando appunto la Terra di Mezzo al suo destino, la lasciano nelle mani degli uomini. Li ho sempre visti un po' come dei Volta Gabbana, anche se non è proprio così. Lo stesso discorso delle aquile. Dico, ma perché le aquile non agiscono? Non hanno una loro volontà, cioè non è che non vogliono, agiscono, ma in determinati contesti. Gli elfi stanno lasciando la Terra di Mezzo per determinate ragioni, cioè rispondono a leggi cosmiche diverse da quelle degli umani, essendo a metà, diciamo, a metà tra cielo e terra come razza. Però, diciamo, visivamente, da un punto di vista di messaggio, sembrava proprio un popolo che diceva: noi andiamo, fate vobis così, ma aspettate almeno un attimo, dateci una mano e poi andatevene. Ovviamente non è così, lo sto dicendo per scherzare, però visivamente il fatto che in un momento di grande difficoltà alcuni elfi decidessero di andare comunque in supporto agli umani, sacrificare le loro vite immortali per aiutare gli uomini. Porca miseria se dava un certo impatto. Infatti, quello che dice Haldir arriva e dice: un'alleanza esisteva una volta tra elfi e uomini. Tra l'altro, il personaggio di Haldir, interpretato da Craig Parker, compare veramente solo nella prima parte della battaglia del Fosso di Helm, perché poi purtroppo ci lascia le penne. Però, oh, è uno dei personaggi che più mi restano in mente. Cioè, per quel poco che fa, per quel poco che compare, è un personaggio che, cacchio, se ti rimane presente, è lo stesso discorso che avevo fatto nell'altra recensione. I personaggi nel Signore degli Anelli, per come te li introducono, possono comparire anche per poco, ma tu te li ricordi e la sua morte, cacchio, è veramente drammatica, la senti. Ma un altro personaggio che ha avuto un trattamento molto diverso nel film rispetto alla sua versione cartacea è il personaggio di Faramir. Nel film, secondo me, ha avuto un trattamento molto più profondo e molto più complesso, e Faramir è già un bel personaggio, uno dei miei preferiti all'interno del Signore degli Anelli, però ho preferito anche qui di gran lunga la sua versione cinematografica, perché secondo me ha fatto delle aggiunte in più Peter Jackson che ci hanno mostrato un personaggio molto più tormentato. Cioè, per farvi un esempio, nel libro, quando lui cattura Frodo e Sam e viene a conoscenza dell'anello, lui quasi subito comprende l'importanza della missione che gli è stata affidata e quindi gli aiuta addirittura. Qui invece cosa fa? Quando sente di avere a portata di mano l'anello, lui per poco commette lo stesso errore di Boromir. Vuole usarlo a proprio vantaggio per sconfiggere i propri nemici quando alla fine sappiamo come andrebbe a finire. L'anello lo distruggerebbe. E è bello il fatto che ti rappresentino questo complesso di inferiorità che aveva nei confronti del fratello e che capiremo nel terzo perché aveva questo complesso di inferiorità con un padre come quello che avevano, ci credo. Però è bello come te l'abbia mostrato in questo modo. Perché vedi che lui sta per commettere lo stesso errore, ma quando appunto Sam gli dice: sai cosa è successo a tuo fratello? Sai perché è morto? Perché ha cercato di prendere l'anello a Frodo dopo aver giurato di proteggerlo. E capisce quanto possa essere pericoloso l'anello e quanto veramente sia importante la loro missione. Questo nel libro era assente, cioè c'era in parte, ma non era trattato così. Quindi anche qui Jackson ha cercato di farti sentire il più possibile delle emozioni umane. Però non scordiamoci che nonostante questo trattamento molto realistico del secondo capitolo, anche Le Due Torri ha i suoi momenti fantastici nel vero senso della parola, nel senso di fantasy. Basti pensare al ritorno di Gandalf, che diventa Gandalf il Bianco. Che è bellissimo che tu vedi Ian McKellen che interpreta lo stesso personaggio, ma con un trattamento diverso, perché comunque lui rimane sempre Gandalf, ma diventando Gandalf il Bianco cambia anche di personalità. Io preferirò sempre Gandalf il Grigio, perché Gandalf è Gandalf il Grigio. Però, Madonna, come Ian McKellen si è riuscito a interpretare anche un personaggio come Gandalf il Bianco, però fantastico. Poi, un altro momento veramente bellissimo di fantasy puro è quello che riguarda gli Ent, in particolar modo l'ultima marcia degli Ent. Anche quello, per dirvi, ci sono degli alberi, tra l'altro, realizzati benissimo. È vero che in parte non erano fatti con la computer grafica, in parte erano anche realizzati, diciamo, materialmente.
Però come abbiano saputo realizzare le movenze, cioè voglio dire, sembra effettivamente di avere a che fare con degli alberi viventi. Anche lì, nonostante tu abbia a che fare con dei personaggi fantastici, quando vedi Barbalbero che si infuria per come Saruman ha trattato il suo bosco, distruggendolo, piante che lui stesso aveva cresciuto, lui infuriato dice: Saruman, uno stregone dovrebbe avere più criterio. In quel momento tu senti le emozioni dell'albero. Ma è fantastica, poi è epica proprio la scena quando dicono l'ultima marcia dei Ent. Accompagnamento musicale bellissimo, ma ho già parlato delle musiche nella recensione della Compagnia dell'Anello. Qui si supera ancora di più e ancora di più faranno nel terzo, quindi finirei col ripetermi. Tra l'altro, cosa che non tutti sanno è che Barbalbero, le fattezze di Barbalbero e anche la voce erano state date da John Rhys-Davies, che è l'attore di Gimli. Poi, altri motivi per amare le due torri? Beh, prima di tutto, una grande dose maggiore rispetto al primo di adrenalina. Nel primo sì, c'era stata la battaglia di Moria, c'era stato lo scontro finale con gli Uruk-hai, però qui si inizia un po' a respirare un po' di adrenalina, con alcuni momenti anche un po' tamarri, c'è da dire. Per esempio, durante la battaglia del Fosso di Helm si sprecano Legolas che fa skateboard con uno scudo, selciando gli orchi con gli Uruk-hai con le frecce, Aragorn e Gimli che si lanciano sul ponte. Lanciami, non ce la faccio ad arrivarci, devi lanciarmi. Cioè, si sprecano, ma è giusto. Cioè, ha aiutato benissimo il ritmo del film, ma si sposa benissimo con momenti di epicità. Poi non solo, come ho detto, il secondo capitolo cosa faceva? Ti introduceva anche al finale e in questo capitolo ti viene data un'idea abbastanza chiara del mondo della Terra di Mezzo, perché nel primo, se ci fate caso, a parte il percorso fatto dai nostri personaggi, non è che era molto chiaro com'è che era la situazione della Terra di Mezzo. Qui invece ti viene data un'idea geopolitica della situazione. Ti viene detta la situazione di Rohan, quella di Gondor, l'imminente minaccia di Mordor, così. O anche solo la marcia degli Aradrin con gli olifanti, quella breve scena. Insomma, c'è stato un lavoro maggiore da quel punto di vista. E poi sono stati introdotti personaggi che, sì, sono stati importanti in questo secondo capitolo, ma poi hanno avuto anche un grande ruolo nel terzo. Basti pensare a Re Theoden, interpretato da Bernhard Hill, che fino a quel momento era conosciuto come il capitano del Titanic. Sì, è lui. Io ho scoperto che c'è gente che ancora non aveva connesso le due cose. È il capitano del Titanic. Adesso perlomeno quell'attore è anche noto per aver fatto Re Theoden, ma poi anche Miranda Otto, che ha interpretato il personaggio di Eowyn, che è un personaggio fantastico. Lei ha introdotto nel cinema il girl power quando ancora non esisteva il girl power, secondo me, e lo farà ancora di più nel terzo. Ma già qui nel secondo ti accennano la sua psicologia quando fa quel discorso lì della gabbia, che sarebbe la sua paura più grande, ed è per questo che si è preparata, si è allenata tutta una vita a combattere, perché non, diciamo, preferirebbe morire in battaglia piuttosto che vivere in prigionia. Non è una cosa da poco, soprattutto se consideriamo che è un romanzo scritto negli anni 50. Non è una cosa da poco, però veniamo a uno dei personaggi più belli di tutti. Gollum. Partiamo dal lato tecnico, che anche solo per quello, cinematograficamente parlando, è una cosa fantastica. C'è un personaggio che dal primo momento in cui entra in scena fino all'ultimo, e che sta in scena anche parecchio, è realizzato con la motion capture, ovvero quella tecnica in cui l'attore indossa quei dispositivi che fanno sì che poi al computer tu possa ricrearci sopra l'immagine che vuoi. E cazzo, è un effetto speciale che non è invecchiato quasi neanche di un giorno, anche quello. Ed è uno dei più belli mai realizzati. Da tener conto di una cosa: questo tipo di tecnica fino a quel momento non era così tanto utilizzata, cioè veniva utilizzata principalmente come sfondo per personaggi poco importanti, magari del comparse, non per un personaggio che era così presente in scena. Adesso io non so dire se è stato veramente il primo a utilizzare così tanto la motion capture per un personaggio così importante, però sicuramente è stato uno dei primi e anzi ha dato una grande dignità a questa tecnica, perché prima si usavano principalmente costumi, trucco. Per un personaggio come questo era molto più economico, ma poi non solo, se un personaggio come Gollum ci è rimasto così impresso nell'immaginario e ha saputo dare anche una certa dignità proprio a questa tecnica, lo si deve principalmente al lavoro che ha fatto Andy Serkis, che è stato bravissimo, è stato fenomenale. Cioè,
Come abbia fatto Andy Serkis col personaggio di Gollum a non vincere un Oscar, veramente, io non me lo spiego. È una delle interpretazioni più belle che siano mai state fatte, non sto scherzando. Cioè, già sulla carta il personaggio di Gollum è uno dei personaggi più belli del Signore degli Anelli, ma poi come l'ha interpretato lui? Perché il personaggio di Gollum qual è? È una persona schizofrenica corrotta dall'anello che il più delle volte da solo parla con se stesso. Riuscire a mandare in vacca questo personaggio in realtà sarebbe stato molto facile perché è complesso come personaggio. Lui no. Pensate alla scena quella dove Sméagol riemerge. Che cambiando inquadratura vediamo prima Sméagol che parla e poi Gollum che parla, che cambiano le voci così, anche solo per quello, voglio dire, ha fatto un'interpretazione fantastica. Cioè, era un attimo dire, ma che è sta roba? Invece no. E invece no. O la scena in cui Gollum ritorna. Quando lui scopre di essere stato tradito volontariamente comunque da Frodo, che fa Sméagol, perché piangi? E un dettaglio che avevo sempre che mi era sempre sfuggito, che ho notato al cinema, al cinema è proprio vero che l'immedesimazione è maggiore. Lui con la mano che si fa così, perché si consola. Sméagol, perché piangi? Te l'avevo detto che era falso. Quindi, ma di che cazzo stiamo parlando? Effetti speciali che comunque sono stati premiati con un Oscar. Le due torri della trilogia è quello che ha vinto meno Oscar, ne ha vinti solo due. Gli effetti speciali è il miglior montaggio sonoro, però è anche comprensibile. L'annata del 2003 degli Oscar fu una bella competizione. C'era Il pianista, c'era Gangs of New York, c'era Chicago, che per me è uno dei film più sopravvalutati della storia. È vero che a me non piacciono i musical. Dal punto di vista tecnico nulla da dire, però magari il miglior film, magari anche no. Però vabbè. Però, come dico sempre, non sono per forza gli Oscar che ti dicono se sei o non sei un grande film. E tranquilli, perché la vendetta agli Oscar ci sarà l'anno dopo. Dunque, questo era il mio parere sul Signore degli Anelli, Le Due Torri. Fatemi sapere adesso voi cosa ne pensate di questo film, se vi piace, se non vi piace, mannaggia voi nel caso. Se siete d'accordo con la mia recensione, spero di essermi fatto prendere troppo la mano dal pathos come la scorsa volta, anche se questo essendo il mio capitolo preferito, secondo me quella devo aver ecceduto, perdonatemi nel caso, ma ognuno ha i suoi punti deboli. Fatemelo sapere comunque in un commento qui sotto. Quindi il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto e che non vi abbia annoiato. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non vi è piaciuto non mettete un mi piace, ma scrivetemi in un commento qui sotto cosa e perché non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se volete, se volete condividete pure questo video, ma se volete seguirmi più da vicino potete mettere mi piace alla pagina di Facebook di questo canale che linkerò qui sotto nelle descrizioni. Il video finisce qui, il vostro Idomo vi saluta. Ciao!